Ed ecco le immagini della sesta tappa del Trofeo Parchi Naturali. Ad ospitare l'evento Cogliano, un piccolo comune della provincia di Salerno che sorge alle pendici del Monte Marzano e sovrasta l'intera Valle del Sele. Per i ragazzi della ciclistica Oliveto Citra, il debutto organizzativo all'interno del circuito MTB più famoso del sud. La nuova entrata del trofeo ha avuto tutti gli occhi puntati addosso, ma alla fine si è rivelata una tappa all'altezza, dall'accoglienza al ristoro e le premiazioni. Rocchino Palcera della ASD Oliveto Citra. Questa è la quarta edizione dell'evento, le prime due sono state Gran Fondo, poi ci siamo spinti un po' più in là con la Marathon e questa è la seconda edizione della Marathon, è la prima volta che siamo nel circuito del Trofeo Parchi Naturali, siamo onoratissimi di essere entrati nel circuito. Quindi stiamo cercando di fare tutto per il meglio e di accogliere tutti i ciclisti che vengono dal centro-sud che partecipano a questo fantastico trofeo. Il percorso gara si sviluppa quasi tutto in quota, si parte da 600, si arriva a 1300-1400 e si passa per faggete, tratti tutti quasi sotto bosco. Impegnativa la prima parte, che c'è una lunga salita di 15-20 km, si può dire, si arriva in quota. Poi c'è una parte centrale dove non si fa tanto dislivello e poi c'è la discesa finale dove in pochi chilometri si scende da 1200-1300 a 600 di nuovo, dove sicuramente con la stanchezza la discesa si farà sentire. Ma ora andiamo a rivedere alcune immagini della domenica di gara della Marathon Eremita Marzano, dalla vittoria nel percorso Marathon di Federico Mandelli e per le donne di Lucia Minervino, nella Gran Fondo di Francesco Aquino. Buongiorno ragazzi, ciao. MTB Casarano presente alla Marathon Eremita Marzano. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Allora, com'è? Questa mattina come va? Calda. Molto come calda. Si prospetta questa gara? Impegnativa sicuramente, però bellissima. Bene, tu l'hai chiamato su? Chiami per favore, buongiorno. Stiamo dando disposizione di gara, che com'è? Com'è sì, questa mattina? Tutto bene. Tutto bene, siamo pronti. Alla partenza con i miei collaboratori qui. Ma voi andrete sul percorso? Sicuramente. Dove? Punti di ristoro stamattina per noi. Ah, quindi avrete da bere, da mangiare. Sì. Almeno daremo da mangiare. Va bene, buon lavoro. Bocca al lupo a tutti ragazzi, bocca al lupo. Conoscete già il percorso? No, è la prima volta. Territorio? No, mai stato. Io qualche volta ci sono stato qua, ma non a gareggiare però. Quindi, bel posto. La società? MTB Amina. E arrivate da Ponte Cagnano. Ponte Cagnano, sì. Vabbè, buon divertimento. Grazie. Soprattutto buon divertimento. Grazie. Sente! Sempre. E allora abbiamo attraversato questo stretto per presenziare alla sesta tappa del Trofeo Parchi Naturali. Come va? Tutto bene. A parte il caldo, diciamo che va bene. Avete già provato il percorso? Ma un tratto qua all'inizio. Quindi? È abbastanza duro. Possiamo quindi mettere che questo percorso è duro. Possiamo dire. Paladini, MTB San Pietro Salis Bike presente alla sesta tappa. Com'è? Molto caldo, molto dura come mi hanno detto. Dalle prime informazioni come sarà questa gara? Sarà una salita infinita e una discesa spero non troppo infinita. Comunque ci difenderemo. Ciclisti Campi, anche loro presenti con Giuseppe Renna. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Com'è questa mattina, come va? Beh, insomma, un pochino l'emozione di prima di partire, poi passa tutto. E qui assistiamo a un discorso tra organizzatori del Trofeo Parchi Naturali, addetta stampa, Elisabetta un sorriso ci sta ogni tanto. Luciano Ciminelli, Luigi Congiu. Ciao! Ne sono passate di tappe dalla tua, dall'attraversamento dello stretto ad arrivare a questa. Come va Luigi? No, tutto bene, tutto a posto, siamo presenti. Il trofeo del Parchi Naturali è sempre più bello, le tappe. Questa io non la conosco, è la prima volta, ma ritengo che sia molto molto bella. Sto vedendo delle cose, ho fatto un giro di perlustrazione, molto positivo ritengo. L'organizzazione al quale vengo con il consigliere Cavallo e il consigliere Scaglione, siamo diciamo contenti e soddisfatti di questa ennesima iniziativa dell'Associazione Ciclistica di Oliveto Citra. Per noi è un grande evento.
contento perché non solo diciamo, dà la possibilità a tanti ciclisti diciamo, di fare la loro prestazione, ma anche quella di far conoscere Colleano, le sue peculiarità, perché non ci vogliamo vantare, ma Colleano, così come tutti i paesi della Valle Sele, diciamo, le bellezze naturali e paesaggistiche sono tante e tutte di grande pregio. Va bene, grazie. Allora godiamoci questo evento insieme alla ministra. Grazie a voi e un ringraziamento all'Associazione Ciclistica di Oliveto, perché sono ragazzi incredibili, bravissimi in tutto. E in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Grazie a voi. Mirko, buongiorno. Mirko Pirazzoli, per gli amici il Piraz a Gogliano, come va Mirko? Bene, bene, solita splendida giornata, solito gruppo di amici, ci divertiremo, percorso segnario, gente meravigliosa. Hai già provato il percorso? Sì, l'anno scorso l'ho provato. Ah, sì. Ecco. No, mi hanno detto che è cambiato un po', vediamo, lo rendevano ancora più divertente. Location come la trovi? Ah, bella, qui il posto, natura, sono ancora paesaggi brulli e l'accoglienza, il calore delle persone è la cosa più bella che c'è, quindi assolutamente perfetti gli organizzatori, grande gruppo, complimenti a tutti. 4, 3, 2, 1, parte la Marathon Eremita Marzano, parte la Marathon, il percorso Marathon, intanto tutti gli altri cominciano poi ad avvicinarsi. Mi sono divertito veramente dal primo metro all'ultimo, è stata una bellissima gara e un gran percorso, veramente. È una gara dura o? No, no, molto dura, perché comunque la prima salita, lunga, veramente lunga, si scollinato circa un'ora di gara e poi la restante ora tutto in su e giù, comunque da spingere col rapportone, ecco. È veramente un percorso completo, veramente, sì. Ora lo faccio in tutte le tappe e in tutte le occasioni, dovendo dare una valutazione da 1 a 10 all'organizzazione che tanto si è spesa, che è la ciclistica Oliveto Citra, quanto diamo? 10 non si dà mai, un bel 9. Eccolo qua, alziamo le mani al cielo, dai! Pettorale numero 564, Ciclitalia, Francesco Aquino! Francesco Aquino, eccolo qua, un percorso a tanti sconosciuto, è stato il debutto per Oliveto Citra in questa marathon. Intanto come è andata per te? Intanto grazie a tutti per l'accoglienza, è stato un paesino piccolo però tanto bene organizzato. Pensavo sinceramente meno tecnica, è stata una delle gare più belle e nello stesso tempo tecnica del trofeo, quindi avendole fatte tutte finora dico che è la più tecnica, più difficile, bisogna stare concentrati dal primo all'ultimo chilometro.